drop, let me see you scrub it. Bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Oggi siamo qua su Farming Simulator 2015 per una nuova puntata della serie. Siamo in compagnia di Andrea Fossi 450, ciao. Ciao a tutti. Bene, allora, io ho appena svuotato sto cavolo di cosa, mi vado già a incastrare. Giusto, mi sono dimenticato che c'è anche Niki. Ciao. Che però non è in partita, ma è su solo vocale, ecco. Solo, si sente solo la sua, su TeamSpeak, la sua voce. Sì. Beh, ovviamente non è che la mia bellissima voce. Bene, allora io devo ricaricarmi il carro, che l'ho già finito. Ho fatto neanche due strisce, che è già vuoto. Madonna. Ma tiene poco quello. Però il problema è che se prendo quello grande, su che mezzo attacco? Non ho mezzi così grossi. Minghia, ho laggato per 2 minuti. Beh, ci prova col Deus. Il Deus ce la dovrebbe fare. Forse l'altro, quello dopo. Non ce n'è tre di carri. Sì, c'è il... C'è Raviso. C'è il Cramp. No, no, io dico quelli per il letame. Ah. No, ah no, c'è lo Strowman, quindi tocca prendere quello. Piccolo, abbiamo fatto problema. Impennare la Jaguar. Bravi. Potrei aver disfatto la Jaguar. Dico. Lo sapevo, non eravate come io infatti me. Sto tentando di mettere a posto sto cavolo di carro che non si mette a posto. Come cavolo faccio? Ma si può che qua dovevano proprio farla qua sta rampa. Madonna. Scomodissima quella rampa lì. In quel punto lì. No, poi c'è gli alberi. Più se è là, fosse gli stato alberi. 2 metri più. Beh, gli alberi li tagliamo. Il maestro Fossi li taglia. Non è. Io più del trasporto, poi scarico anche. Non immagino cosa state facendo là. Meglio metterlo in... È meglio che non vieni a vedere. È meglio che non vieni a vedere. Tanto rimango qua, è meglio. Sono al 92, ma va bene. Dai, dai, vai giù, vai giù, vai giù. Ok. Sa, carichiamo ancora un po' 96, di 96, 97, 98, 99. 100. Pieno, pieno, pieno. No, aspetta, non sono pieno. Vai, 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 pieno. Oddio, dai, oddio, oddio, oddio. Eccolo. Eccolo. Beh, piccolo si lago, è già ribaltato, dai. Scommetto, no? No, no, ho centrato un Sirius. Ovviamente. Una zavorra da cambiare. Per il resto siamo a posto, eh. Speriamo sia solo quello. Oh, no, 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 non andare di là, non andare di là, vai a destra, bello. Su, su. Gli parli pure. Sì, vediamo se mi dà ascolto un po', dai. No, ecco, ho centrato la rete delle mucche. Che ovviamente c'ha la collision. Dai, beh, tutte le cose che c'è drittezza hanno la collision. Bene ragazzi, io mi sono recato al campo e inizio di nuovo a smerdare. Che bello. Scommetto che a Fossi piacerebbe, vero? Sì, a lui piace tanto. Già fatto troppo. Piace tanto. Magari proprio stare dietro mentre gli spruzzano. Ma magari anche nella realtà, se ti piace. Ti regalo un biglietto per l'azienda. Troppo tu... puzza. Puzza un po' troppo, dai. Sei sicuro? Io credo di no. Sì, sì, te lo regalo di nuovo a te dopo. Allora lo accetto volentieri.
Se volete darlo a me che poi lo rivendo. Lo regaliamo a mano, dai. Prendo soldi per comprarmi la PlayStation 4. Sì, con un biglietto di un'azienda che magari non le fanno neanche. No, vabbè. Di un'azienda che sparge letame. Sì. Beh, bello, sì, bello. Euro. Madonna, fanno 450 soldi, sì, euro. Fanno talmente soldi che sono 450 euro per un biglietto. Dicono che la merda porta bene. Sì. Madonna, ragazzi, che puntatona proprio interessante, ne? Scommetto che lasceranno tanti mi piace, vero? Speriamo. Ma speriamo, va. Lasciate un mi piace solo per Fossi, perché lui è mitico. Lui è il re delle battute. Non ho ancora fatti danni adesso, dai. No, non ho ancora fatto danni. No. Vero, Manu? No, no, ma va. No, lui non fa mai danni. Ma no, no. Non scherziamo, ma va. Lui non li fa mai danni, è inutile. Cioè, ma proprio... cosa mi spingi? Oh, tre. Oddio. Ecco, se già spingi vuol dire che il danno colpa già del fatto. Mio computer. Che colpa avrai... del mio motore. Sì, del tuo computer. No, della mia linea di merda, più tardi. Ecco. Quello è esattamente quello che volevo sentire. Mi sa che anche il computer sente qualcosa. Sì, boh. Magari decisamente. Ha tanti programmi dentro che tutti i video porn. Ma cagare, va. Tutti in caricamento, ecco perché lagga. No, c'è solo TeamSpeak aperto. Sì. Devi giurarlo sui miei fans perché siamo in registrazione. Giuro. Fatemi capire una roba. Ma state buttando via merda e basta? No, io no. Sto buttando via merda. Il re della io sto raccogliendo mia... la merda di Manu. Merda. Mi sa che devo fare dei beep in questa io puntata. Io sto trinciando una balla di paglia. Ho raccattato una palla di paglia in mezzo al campo. È l'unica che abbiamo lasciato quella volta che c'era anche Nicky. Forse. È ancora grande. Cos'è? Cavolo, mi trinci! Cosa mi trinci? Mi trinci le gomme sto qui. No, ho detto l'altra volta, ti ricordi quella puntata che avevamo fatto? Tu stavi imballando, mi sembra, io raccogliendo, forse viceversa. Ne avevamo dimenticate un po' lì. Difatti una è rimasta ancora lì. Sì. Ah, quella volta degli occhiali anche. Mi sembra. Boh. O del cacciavite. Io pensavo che sulla tredicesima ci fosse quello degli occhiali, invece c'era quella della zappa. Quella roba lì non mi ricordo più quando ci si. Quando c'è. Ma quanto è stupido il tubo della tredicesima. Quanto è stupido! Ecco ragazzi, no, la stupidità sei di Fossi. Parla con le quince, parla con i trattori, parla con tutto. Lui sa far rianimare gli oggetti che... Parla perfino con noi. No, lui fa buggare tutto. Lui fa buggare tutte le 98, cose. 99? Quasi? Dai, vai avanti! Dai, mettici altre 2 settimane per andare pieno. A scaricare. Ecco, sì. Speriamo che non mi laghi stavolta. No, non che ti ribalti come l'altra volta, vero? Con i tronchi. No, vabbè, adesso c'ho il ravizza, dai. Sì. Non ho i tronchi, c'ho il silato. Mi sa che ho sbagliato strada. Speriamo, ne? Cioè, proprio quel punto lì vedremo, dove c'era dai. Una minima scalanatura nel terreno, te sei andato a prenderlo, ti sei ribaltato. E invece... Non so come ho fatto. Ma perché in questa nella Old House ci sono dei campi fatto. Un po' fatti anche magari. Ma io sto andando al contrario della strada. Ma che razza di giro fai? Ho sbagliato strada tu. Capita. Metti navigatore, vuoi navigatore te lo compro. È andato in tilt il navigatore. Sì. Ma se non ce l'hai nemmeno. Sai quando poi attraversi in mezzo ai campi va in tilt. Aspetta, devo girare a sinistra adesso. Pensa che ho il navigatore che va di merda e uso quello del cellulare, ma ti rendi conto? C'è un navigatore fatto apposta. Sei uno Wozzer. Arm. Dimmi, cosa? Hai quel programmino lì per il telefono che si chiama Wozzer? No, ho il navigatore quello integrato in Google Maps. Come tutti.
Sì, scaricati Woz. È fighissimo. Sì, ma se non funziona, non... ma tipo, io sono abituato, sai perché? Perché Google Maps rimane quello che bello, più affidabile. Ho preso l'unico lui, pezzettino di guardrail. Le prende no, ma aspetta, ti dico, in pratica con sto Woz tutte le persone che ce l'hanno se vedono che c'è un intasamento su una strada, tipo loro schiacciano e ti viene fuori segnato anche a te, quindi ti fa quello lì è il traffico, tipo, quello lì c'è anche. Che bello, dopo fai traffico anche nell'altra strada. O tipo se c'è un incidente loro lo dicono. Sì, sì, però no, ma lo puoi anche segnalare con quello, con Google Maps. C'hai il segnalamento del traffico. Che bello, c'è entrato la rete. Bene ragazzi, io mi sto dirigendo verso il negozio per comprare il nuovo carro per l'etame. Intanto loro due stanno facendo sempre disastri. Ovvio, sì. Come sempre. Sì. E mi sembra però che adesso Fossi io deve ti lascio. Andare, giusto? Sì, deve io vi lascio. Che bello. Sì. Naturalmente Manu è felice. Ciao Fossi. Ciao Niki. Lato saluta. Bene, però, noi lo salutiamo. Però prima di... Deck, posto. Oh. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao Danno. Ciao distruttore. Già Danno. Ha parlato lui, Santino. Sì. Sa, allora abbiamo comprato. In confronto a lui sì. Abbiamo comprato User disconnected from your channel. In confronto a lui, man. Boh. È in confronto a lui sì. Il nuovo acquisto è lo Stroke. Minchia che bestia, confronta all'altro. Non c'è il venditore oggi. No, Davide. Purtroppo non c'è. Mi ha telefonato, mi ha detto che non può arrivare. Aia, mi spiace. Aia, che laggone che vado fuori nel campo. Mi ha detto che mi chiama la prossima volta che c'è ancora un'offerta da propormi. Fammi sapere allora. Sì. Bene ragazzi, allora noi ci trasferiamo qua. E dai, è che scivolo come una merda, ma porca vacca. Sembra che c'ho il ghiaccio sotto le gomme. Sa, allora, qua ci stiamo. Questo posto qua è un po' stretto per lo Strutman. Per un tre assi. Leggermente stretto. Sa, allora, ci spostiamo un attimo. E dai. Mettiti bene. Dio. Eccolo qua. Aspetta che mi riattacco qua. Poi devo andare a prendere il T6. Che non so dove. Ah, è ancora in foresta. Dov'è? No, eccolo qua, giusto, che cavolo, perché cercavo di... Eccolo qua. Devo portarlo fino a casa. Qua si può passare. Prendiamo sta strada. Però adesso cosa, sei da solo, Manu? Adesso sì, ho messo l'operaio almeno. Vado avanti. Anche aspetta, se tanto sta facendo l'ubriaco. Porto un attimo l'operaio... Sei a casa e vengo con te. Ok, sì, l'operaio sta facendo un po' l'ubriaco. Vabbè, è normale. È ovvio. Sì, va tutto di traverso. Io ci ho provato tanto dal 14 per Android ad arrivare sul 15, ma non ci sono riuscito, allora li ho lasciati da soli. Dai, Enduma. Tira bel T6, tira, invece che ci metti mezz'ora ad arrivare a casa. No, il T6 non tira. Allora 160 cavalli sono buttati nel cesso. Sì. Oh, è New Holland. Hai il T6 con lo Strutman? Come? Cosa pretendi da un povero New Holland? Madò, mi sono andato a ingroppare il case. Hai il T6 con lo Strutman? No, c'ho con lo Strutman, gli ho messo il Lambo, quello con le forche. Ah, no, perché sennò... No, sennò non andava avanti. Allora, posiamo le forche qui. Dai.
Sgancio. Voilà. Bene ragazzi, noi siamo sulla trincia perché ho dovuto aiutare Manu che era rimasto poverino da solo. Sì, perché l'operaio è imbriaco, che sì, è andato tutto andava un po' tutto storto, quindi ho detto vado ad aiutarlo, va, visto che non c'avevo niente da fare, allora noi completiamo sta stessa. Sono pieno. Sei pieno? Pieno. Bene, allora ragazzi, per questa puntata è tutto. Manu vi saluta. Ciao a tutti ragazzi. E se c'è ancora Niki, cioè, ci sei, no? Ma mi sembra che è crashato. È crashato? Vabbè, comunque. Mi sembra che prima è crashato. Bene, allora ragazzi, per questa puntata è tutto. Se vi è piaciuta lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi ragazzi. Alla prossima, ciao ciao!